ma privata, che è Ah, invaso perché quest'area, prima che perché c'era. questa, no, questa c'era la parte più antica del castello, che è crollata nel 1773, perché in effetti Ci fu questo il non fu, terremoto prima. no, non solo, no, non fu più una torre necessaria alla difesa, un castello, fortezza. Quindi era un presidio militare, Questo è considerato stato un presidio come militare. Castel Sant'Elmo a Napoli. Perché assolutamente, perché questo qua poi dopo, con i normanni soprattutto, dopo la conquista di Policastro, e quindi occuparono del Golfo, si stabilirono da queste parti. Il primo feudatario, diciamo, fu Simone Normanno, che era un figlio illegittimo del Gran Conte Ruggero, Ruggero perché II. loro avevano necessità di presidiare queste vie di comunicazione, che se voi avete notato, noi siamo a metà strada tra il mare, Sapri, e il Cocuzzo. Dietro il Cocuzzo c'è il fortino, c'è il Vallo di Via. Quindi avevano la necessità di presidiare, perché le contee originarie più importanti dei Normanni erano nelle Puglie, in Basilicata. E Quindi Calabria pure. successe di garantire questa continuità. E allora potenziarono le difese del castello. Quindi devono Ossia, guardare divenne un mare e castello. montagna, Sì, devono perché. difendere da.